Si soffre nel corpo, ma anche nello spirito. Noi oggi ci stiamo soffermando su questo in Fuori Programma, anche perché l'11, fra 2 giorni, si celebra la giornata dell'ammalato, Don Pasquale. Quante volte ci siamo trovati di fronte a situazioni inspiegabili umanamente? Eppure abbiamo avuto la possibilità di rispondere a questi dilemmi, a questi misteri che ci superano, sono più grandi di noi. E come dicevi prima, a volte di fronte a queste situazioni umanamente insostenibili bisogna solamente fare un po' di silenzio, perché le parole a volte possono fare molto più danno, possono creare uno strappo maggiore, una lacerazione un po' più profonda rispetto a quello che l'ammalato già vive, che i familiari già vivono. Basta la semplice vicinanza, senza tanti riempimenti, poi ci pensa il Signore se noi ci crediamo a fare il resto. È vero, la vicinanza è fondamentale. Sicuramente è un medico vicino agli ammalati, il dottor Giuseppe Battimelli, presente al convegno sulla dignità del fine vita, lo ascoltiamo tra poco, specializzato in endocrinologia, vicepresidente dell'AMCI e vicepresidente della Società Italiana Bioetica. Ascoltiamo. Partiamo da questa sentenza della Corte Costituzionale che è stata preceduta nel 18 ottobre dell'anno scorso, del 2018, quindi ancora dell'altro anno, da una ordinanza, perché era successo che l'esponente dei radicali, Marco Cappato, aveva condotto su sollecitazione appunto del povero DJ Favo a condurlo in Svizzera per il suicidio medicalizzato e si era autodenunciato. E quindi la Corte di Assise di Milano aveva mandato gli atti alla Corte Costituzionale per una illegittimità appunto costituzionale dell'articolo 580. E dice al Parlamento italiano: intervieni su questa questione perché ci sono due beni, per dire, costituzionali, due questioni importanti che devi bilanciare. Da un lato l'autodeterminazione del paziente, dall'altra la tutela delle persone vulnerabili, fragili. Quindi, prima questione, prima domanda che ci dobbiamo fare: il suicidio è un valore o un disvalore? Certamente il suicidio è un disvalore. Ed è una bella domanda, tra virgolette, Sì, che possiamo porci. È un disvalore. è un disvalore agli occhi nostri, però dobbiamo illuminare questa cosa anche agli occhi degli altri, cioè far capire che quando uno si toglie la vita, priva innanzitutto il mondo del suo apporto. Anche tanti filosofi lo dicevano, il suicidio non è sempre qualcosa di buono, a volte può essere l'espressione più alta del proprio egoismo, il suicidio, perché uno decide ad un certo punto, della sua esperienza, forse ha vinto da tanti dolori, da tante sofferenze a cui non riesce a porre un rimedio sano. Decide ad un certo punto di togliersi la vita, quindi di privare il mondo del bene che ancora può dare. Le ferite ci sono, si possono curare. A volte bisogna dare a noi stessi una chance per E farlo. del tempo. Ed è il tempo, ed è il tempo. Qualcuno diceva che suicidarsi è anche un atto di coraggio, provocatoriamente. È molto, di molto coraggio. Ultimamente ne stiamo sentendo di tutti i colori. Da persone che si suicidano dopo aver perso il posto di lavoro, o ragazzi che non riescono ad affrontare una situazione sentimentale in una maniera matura, in una maniera consapevole e libera. Purtroppo la vita oggi viene ridotta veramente a poco e lo vediamo ultimamente, ecco, negli ultimi tempi, anche molte legislazioni di Stato stanno iniziando ad introdurre, a varare delle norme che permettono l'aborto anche all'ottavo mese, al nono mese. Questo ci deve allarmare come cristiani e ci deve far prendere consapevolezza del fatto che oggi la vita è veramente ridotta a poco, ad un valore di commercio, per cui si può sopprimere quando dà fastidio, ce la possiamo togliere tranquillamente quando sentiamo di non poterla sopportare, non riusciamo a vedere la tonalità di dono che c'è dentro
la nostra vita, dentro i giorni che viviamo, che in fondo ci sono concessi. Noi siamo cristiani, sappiamo che tutto quello che ci viene è provvidenza di Dio, anche i giorni, le ore, il tempo, i minuti. Se noi riuscissimo a scoprire un po' più la nostra vita sotto questa lente del dono ricevuto e della donazione da fare al mondo, allora secondo me forse qualcosina si riuscirebbe un po' a sistemare. Però è tutto da vedere. Si cerca la perfezione in questa vita terrena, ma nessuno lo è perfetto. Si tende alla perfezione, quindi c'è da lavorare tanto. È una sorta di Shoah ai tempi odierni, no? Silenziosa. L'aborto non è un bambino perfetto e si decide facilmente di abortire. Un malato terminale non è più utile alla società, oppure si sente non adatto, non idoneo per quella condizione e si decide di far fuori. L'utilitarismo è uno dei più grandi mali che affligge oggi la società, l'hai detto tu prima, nemmeno gli anziani. A cosa servono? A cosa servono gli anziani? Se noi leggiamo tutto sotto l'ottica del a cosa serve, allora veramente dovremmo far fuori un sacco di situazioni che produttivamente non rendono più. Invece, che valore c'è dietro una persona anziana che diventa ancora capace di vita quando trasmette dei valori, un senso sano delle cose, quando trasmette anche uno stile di vita un po' più adeguato alla nostra umanità e meno ai tempi frettolosi che viviamo. Quanta grazia ancora passa attraverso la malattia, attraverso l'anzianità, che noi, soprattutto in questa domenica, siamo chiamati a riscoprire, a valorizzare e per cui pregare. Quante preziosità. Ascoltiamo adesso uno stralcio, una sintesi di quello di cui poi avrebbe parlato. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio medicalmente assistito, è una cosa che ci tocca particolarmente da vicino come medici, come classe medica, e ho sempre detto non tanto come medici cattolici, ma proprio come classe medica italiana, perché per noi altri si introduce, ecco, un vulnus nell'attività professionale, nella pratica del medico, che dai tempi immemorabili era per la cura del paziente, per risollevare le sue sofferenze, per la terapia del dolore, per l'accompagnamento. E quindi mai avremmo immaginato di trovarci dopo tanti anni, dopo tanto tempo, parlo per la mia esperienza ultra quarantennale, ahimè, di medico pratico, di venire a confrontarci su questa problematica specifica, cioè che il medico, volendo, su richiesta del paziente, sulla espressa volontà del paziente, può portarla a morte con un farmaco. Che ci sono due coscienze che si confrontano, soprattutto nella malattia grave, nella fase terminale della vita, ecco, la coscienza del medico e la sua scienza e la coscienza del malato. In un'alleanza terapeutica, che poi è un'alleanza umana, bisognerebbe trovare, secondo noi, ecco, contemperare le esigenze innanzitutto del malato e quindi anche dal punto di vista del medico nella prospettiva dell'agire medico. Ecco, è fondamentale creare questa alleanza tra medico e ammalato, e poi c'è la figura dell'obiettore di coscienza. Ho riportato una frase: aver coscienza degli stati di coscienza. È vero, sia da parte di chi li vive, sia da parte di chi indirettamente li vede. Bisogna avere sempre questo occhio di discernimento, Papa Francesco ce lo ricorda continuamente, anche in quello saper valutare bene, alla luce dello Spirito, ciò che Dio ci suggerisce come passo migliore da compiere in quella situazione determinata. Ecco, ogni persona è un mistero a sé stante e noi dobbiamo avere una cura particolare per ciascuno. Questo dobbiamo ricordarlo. Parole sante, se vogliamo, quelle di Don Pasquale Pio, parole buone. Abbiamo ascoltato dei dottori, dottor Grasso e dottor Battimelli. Adesso ascoltiamo nuovamente padre Franco Moscone, che si sofferma proprio sull'obiezione di coscienza. Tanto l'obiezione di coscienza è un diritto che è arrivato forse in ritardo dentro le nostre istituzioni giuridiche e la legislazione.
però è arrivato, è stato normato e riconosciuto in qualche modo dalla legislazione, sta dentro la Costituzione italiana tra i valori fondamentali, con il diritto ad esprimere il proprio pensiero in libertà, competenza e responsabilità. Quindi si tratta di un diritto non solo, direi, cristiano e che proviene da quello che dicevamo un momento fa, dell'immagine e somiglianza di Dio, ma proviene anche dallo stesso dettato costituzionale. Quindi non può essere perso, anche se probabilmente nella storia e nella manifestazione si è sviluppato ed è stato utilizzato con il termine diritto, probabilmente solo a partire dalla fine degli anni 60-70 e su di lì, e poi con alcune leggi, penso in particolare alla legge sull'aborto, è diventato chiaramente scritto nei testi legislativi. È una conquista, non è un qualche cosa che fa giocare al ribasso. Il diritto di coscienza fa giocare al rialzo. Ci piace questo giocare al ribasso, molto spesso si è tentati, no? Si inciampa. Mai, mai, sempre guardare a valori alti, sempre tenere la testa rivolta verso il cielo, come hanno fatto i magi, l'abbiamo detto tante volte nella liturgia e nell'omelia della festa dell'Epifania, sempre guardare in alto ma con i piedi per terra. Con i piedi per terra, il Vangelo della vita anche nella sofferenza. Sempre. Cristo ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo, prima lettera di San Paolo a Timoteo. Non perdiamo mai di vista questa prospettiva bella e alta soprattutto. E con questo noi ci lasciamo, vi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre con Fuori Programma, restate sintonizzati perché prendiamo un'altra figura fondamentale anche per la sua vicinanza agli ammalati, che è San Camillo. Don Pasquale, grazie di cuore, lo faccio anche a Grazie nome di tutti i telespettatori che ti a te. seguono. Grazie a te, grazie a tutti e buona domenica. Buona domenica.